Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Io sono Miki. Sono Marco. E oggi parliamo un po' di Alexa e le sue routine. Allora, questo, come dicevo l'altra volta Marco nel precedente video, fa sempre parte di quei video che noi stiamo facendo soprattutto per i neofiti, quindi quelle persone che hanno acquistato il prodotto Alexa e vogliono entrare in questo mondo e cercare di capire come poter sfruttare al massimo le sue potenzialità. Quindi parlando con Marco abbiamo detto, caspita, però una cosa veramente bella, carina, che ti dà molta soddisfazione è creare le routine. Poi anche creiamo questi video perché ci è venuto in mente che magari tanti appunto neofiti non si mettono a fare le domande che possono sembrare semplici sui social, perché a volte purtroppo vengono denigrati. Denigrati. No, è vero, purtroppo sì. E beh, ricevono non risposte, ma delle divagazioni, delle prese in giro e basta. Voi non vi preoccupate, noi spieghiamo tutto passo passo, come potete vedere se ci seguite ormai già da quasi un anno. Quasi un anno, sì. Video sulla domotica, quindi non preoccupatevi, noi rispondiamo a tutti e anche alle domande che per voi possono sembrare proprio base. Non c'è problema, sì, nessuno nasce imparato. Certo, il famoso detto. Ma io direi che prima di questo iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanellina e beccatevi la nostra sigla! Passiamo sul dispositivo mobile. Entriamo nell'app Alexa. Andiamo nel menu in alto a sinistra a tendina, routine. Come potete vedere ne abbiamo già create alcune, ma dopo le vedremo. Per crearne una nuova basterà cliccare il più in alto a destra, dare il nome che vogliamo alla routine. Non sarà quello di attivazione, ma solo il nome che vogliamo dare alla routine. In questo caso vogliamo creare una routine semplice: quando entriamo in casa si accendono determinate luci della casa, quindi la chiamiamo rientro in casa. Facciamo avanti. Ora la voce sotto ci dice quando questo accade. Clicchiamo il tasto più e gli diciamo voce, perché dobbiamo impartire un comando vocale. Altrimenti possiamo programmare determinate azioni, esatto, alle ore, al tramonto, all'alba, oppure selezionare casa intelligente, alcuni dispositivi quando accade qualcosa, oppure con delle sveglie. A noi interessa voce. Clicchiamo. A questo punto gli diciamo Alexa, sono rientrato. Facciamo avanti. Che cosa deve succedere? Quindi la voce sotto aggiunge un'azione, tasto più, facciamo casa intelligente, perché qui troveremo tutti i dispositivi che abbiamo abbinato ad Alexa. Clicchiamo tutti i dispositivi e come potete vedere qui ci sono tutti quelli presenti a casa. Quindi in questo caso vogliamo che ci accenda la striscia LED, clicchiamo sul nome da attivare. Mettiamo on, mi raccomando, e facciamo avanti. Vogliamo farne accendere un'altra? Allora riclicchiamo, sempre casa intelligente, sempre tutti i dispositivi, e vogliamo attivare i faretti sopra il camino. Lasciamo su on e clicchiamo avanti. Poi vogliamo che siamo rientrati e Alexa ci dia il bentornato. Quindi sempre aggiunge un'azione. Alexa dice, primo menu, personalizzato, e facciamo che vogliamo che ci dica ben tornato. Facciamo avanti, avanti ancora. Importante, nella parte in basso vedete che esce il menu da. Bisogna selezionare il dispositivo da cui vogliamo che lo dica, perché magari ne abbiamo più di uno collegato all'account. Quindi clicchiamo sul menu a tendina, in questo caso a questo account ce n'è solo uno e quindi Echo Show. La routine così è già finita. Clicchiamo salva in alto a destra. Ci vorrebbe circa un minuto prima di poter usare la routine nuova creata. Ed ora spostiamoci per vedere se effettivamente funziona.
Alexa, sono rientrato. Bentornato. Ok, abbiamo visto che funziona. Questo è stato un esempio molto semplice per far vedere l'utilizzo delle routine nella vita quotidiana. Come potete vedere, la prima in alto è quella che abbiamo appena creato insieme. Ne avevo create delle altre che potevano essermi utili nella vita quotidiana. Quindi ho creato la routine guardiamo un film, dove praticamente andrò a dirgli: Alexa, guardiamo un film. Si accenderà la luce piccola della sala, più si accenderà la tele e in più Alexa ci dirà un bel buona visione, sempre selezionando sotto da quale dispositivo dovrà dirmelo. Stessa cosa, la routine a nanna, una volta visto il nostro bel film, dandogli questo comando, spegnerà la luce piccola della sala, spegnerà la televisione e ci darà la buonanotte. Per il periodo natalizio avevo creato una routine chiamata Magia del Natale. Dandogli questo comando, accendeva il presepe tramite una presa intelligente, stessa cosa l'albero. Si accendeva tutto quanto e partiva la riproduzione della canzone All I Want for Christmas Is You. Questa è stata una cosina carina fatta nel periodo natalizio. Ma non finisce qui. Adesso, quando arriverà il caldo, di sicuro imposterò routine che, appena rientrato, dirò, non lo so, Alexa, che caldo, accenderà il climatizzatore in sala, mi accenderà una luce di cortesia, qualcosa del genere. Insomma, qui vi potete sbizzarrire quanto più volete. Sappiamo benissimo che esiste un'applicazione chiamata IFTTT che ti consente di fare la stessa cosa, ma qui appunto stiamo parlando per i neofiti, per qualcuno che magari non l'ha mai vista questa funzione di Alexa o magari non l'ha mai approfondita. Si può partire da qui per poi arrivare anche lì. Tenete presente che tutte queste routine create le potete attivare anche quando siete fuori casa utilizzando l'app di Alexa. Effettuiamo la prova. Alexa, guardiamo un film. Buona visione. E quando avete finito, c'è anche la versione per poter spegnere tutto. Alexa, a nanna. Buonanotte. Eccoci qua, ragazzi. Speriamo di essere stati chiari e esaustivi, come al solito. Se avete... Sì, mi è rimasta la S attaccata al ponte, quindi... Vabbè, noi siamo anche questo, la mettiamo così come viene. Però se veramente non avete dei dubbi, avete perplessità, scrivete qui sotto nei commenti e nel limite del possibile vi risponderemo. Rispondere rispondiamo, la soluzione cercheremo di darvela. Esatto, invece per chi è un po' più esperto e guarda questo video, se vuole scriverci delle belle idee di routine qui sotto, perché no, noi accettiamo volentieri tutti i consigli e magari ci potrà essere a tutti utili, tutti utile un suggerimento di una routine. No, noi assolutamente, tornando al discorso di prima, non pensiamo di essere dei super geni, quindi se avete anche suggerimenti per dei video che magari vi piacerebbe vedere realizzati, scrivetelo tranquillamente sotto nei commenti. Mentre invece un po' più su dei commenti, in descrizione trovate i link per poter acquistare prodotti che noi abbiamo testato, che comunque abbiamo ritenuto prodotti validi da poter acquistare, collegati direttamente ad Amazon, quindi non vi basterà semplicemente cliccare ed effettuare l'acquisto. Scusate se mi sto inciampettando stasera, ma abbiamo finito di lavorare da poco e siamo tutte e due in una fase calante e vabbè, accettateci così. Direi che per questo video è tutto. Buonanotte, noi andiamo a dormire. Ciao ragazzi. Ciao.